La De Girolamo imputa la colpa a voi del nuovo centrodestra, delle sue, insomma, dimissioni, perché non è stata. Sta proprio sbagliando perché, anzi, ha detto esattamente l'opposto, il ministro De Girolamo. Non è stata difesa dal governo, penso che la responsabilità sia imputabile ad Angelino Alfano, al ministro. Anzi, ha detto che la posizione di Angelino Alfano è stata assolutamente corretta. Noi in aula abbiamo assunto una posizione molto netta a difesa di Nunzia De Girolamo, l'ho fatto io personalmente con una interpellanza alla quale lei ha dato degli ampi chiarimenti. È chiaro che non è assolutamente con riferimento alla nostra posizione. L'ex ministro De Girolamo ritorna in Forza Italia e indebolisce il vostro partito? Ma io penso che sia un argomento assolutamente non all'ordine del giorno, perché sono tutte voci di stampa chiaramente create ad arte per indebolire la stessa figura di Nunzia De Girolamo, che invece ha tenuto sempre una posizione di grande dignità. L'ipotesi della De Girolamo che ritorna tra le file di Forza Italia è verosimile. Domanda doppiamente nociva, non gioco in casa d'altri, sono molto amico di Nunzia De Girolamo, mi spiace molto quello che le è successo, ha fatto una scelta e avrà avuto le sue ragioni. Ipotesi è veritiera che ritorna nelle file di Forza Italia. Io non ho notizie di questo genere, da un punto di vista personale, il mio rapporto personale con Nunzia De Girolamo è molto solido, ma le vicende politiche del rientro in Forza Italia certamente non appartengono ai rapporti personali. Tra Pasqua dovrebbe dimettersi. E guardi, lo dico più volte, il problema delle dimissioni non è affidato ad una sanzione, come posso dire, che chiunque possa irrogare. È un fatto di sensibilità personale, qualcuno si dimette per molto di più o per molto meno, non è un problema che è affidato agli altri. Abbraccerete i transfughi come la De Girolamo se dovessero, insomma, ritornare tra le file di Forza Italia? Il rapporto personale, l'amicizia è una cosa, il percorso politico è un altro. Loro sicuramente hanno fatto tutti insieme un percorso politico che noi non condividiamo, se lo puoi immaginare. Per cui non si tratta di prendere un pezzo o un altro, si tratta di capire se rispetto a questo percorso politico ci sono delle novità e ci saranno delle novità per un dialogo. Mi sembra che per adesso l'unica cosa che è emersa è che dovremmo andare insieme in coalizione. Una vostra vittoria? Beh, assolutamente. Avevamo fatto anche una mozione di sfiducia. Per fortuna possiamo dire che il ministro ha voluto, diciamo, prevenire la figuraccia, insomma, che sarebbe prospettata in aula e quindi ha reputato opportuno dare le dimissioni. Credo che la vittoria sia degli italiani che finalmente hanno mandato a casa, anche grazie alla nostra pressione mediatica, un ministro incapace di fare il suo lavoro e colluso con alcuni giri poco chiari. Secondo lei il governo è più debole? Noi pensiamo che il governo vada sostenuto perché la tenuta del governo e quindi della legislatura significa poter produrre le riforme che noi ricerchiamo da molti anni. Questa è la posizione del Partito Democratico che appoggia il governo Letta. Sempre è stato debole questo governo, ora ancora di più. È un governo che sta perdendo i pezzi. Dobbiamo andare al voto quanto prima. Gli italiani devono avere un governo all'altezza della situazione, questo non lo è. Di sicuro qualunque rimpasto prevederà degli uomini come questi, per cui questo governo è tutto da rifare.